qui per salvarmi. Ora vi libererò, ragazzi miei. Grazie mille, Bob, grazie mille. E anche a Stas, anche a Stas. Grazie mille, SpongeBob, grazie, grazie. Ora portaci via da qui. Vi aiuterò perché siete miei amici, ragazzi. Prima libera me, prima libera me. Forza, forza, presto. Sì, ti libererò, Dimon. Grazie, grazie. Forza, per favore, libera me adesso. Lascia che ti aiuti. Che cosa è successo, amici? State bene? Insomma, stiamo bene. Ma dici, che cosa è successo qui? Plankton ha scoperto che state cercando una ricetta segreta e vi ha legato per poterla trovare per primo. Ma io vi ho liberati perché non voglio che la trovi. È il nostro nemico. Ragazzi, capite? E da dove cominciamo adesso? Sì, dobbiamo fare in tempo. Sì, per cominciare dovete trovare la mappa. Nel frattempo io vado a cercare Patrick. Oh, ok, ok, SpongeBob, okay, ciao. Ci vediamo. Ci vediamo. Amici, ora dobbiamo trovare la mappa per salvare la ricetta segreta prima che la trovi Plankton. Sì, sì, cerchiamolo, cerchiamolo, andiamo. Dai. Amici, guardate, vedete dove siamo? Siamo qui, a Bikini! E questa è la casa di SpongeBob, guardate! Ed ecco la casa del calamaro, amici, guardate, guardate la casa del calamaro! E questo è il ristorante del signor Krab! Sì, quello è Krusty Krab! E ora, amici, dobbiamo trovare come e dove andare! SpongeBob ci ha detto che dobbiamo trovare una mappa! Allora, amici, andiamo a spaccare tutto qui! Sei pazzo, sei impazzito, come faccio a spaccarla? C'è l'intera città qui, non possiamo farlo, siamo delle persone educate, normali. Ok, allora cerchiamo la mappa. Andiamo, andiamo. Dai, guarda, continua, sì, a cercare. Sì, sì, amici, potrebbe essere ovunque, ovunque. Dimon, ho trovato qualcosa. C'è qualcosa dentro la bottiglia, Dimon. Apriamola, diamo un'occhiata, è un segno. Ok, ok, forza. Apri, apri, prendilo, prendilo. Vediamo, vediamo adesso cosa apri, c'è. Apri, apri, apri. Amici, guardate, è una mappa! Ora siamo nel giardino delle meduse e ci dicono che dobbiamo entrare nella casa di SpongeBob! Eccola qui! Sì, Stas, gli troveremo una parte della ricetta segreta! Ok, amici, ora andiamo a casa di SpongeBob! Andiamo, andiamo! Andiamo, andiamo! Forza, andiamo, dai! Ok, dai, andiamo, amici, andiamo! Amici, guardate com'è bella la casa di SpongeBob! Che bella! Oh, amici, da vicino è ancora più bello! Non so perché, ma ci sono molti bicchieri qua! Dimon, io lo so perché! Ecco una fionda e delle palline, buttiamo giù i bicchieri! Forza, forza! Chi tira di più è il primo! Li ho buttati quasi tutti! Stas, adesso guarda come ti batto! Sei un perdente! Guardami adesso! Andiamo! Eppa! Oh, avete visto che roba? Stas, papà! Va bene, ho perso! Dammelo, dai, dammelo! Dai, dai, preparati! Uno, due, tre! Ah! Forza, ciao, amici! Dobbiamo trovare un modo per uscire da qui! Sì, andiamo a cercare! Vado a guardare laggiù! Amici, guardate, ho trovato Harry qua! Ehi, Stas, non fare del male a Harry, è l'animaletto di SpongeBob! Sì, Dimon, non preoccuparti, lo cavalco e basta! Che cos'è? Ora sono Harry, sono Harry! Stas, dai, su, vai a cercare! Ecco, Dimon, prendi! Smettila! Amici, guardate! Non c'è più Harry! Ciao, Harry! Stas, dai, è meglio che cerchi la ricetta! Stas, dai! Sì, Dimon, come vuoi tu! Ho trovato qui dei pantaloni di SpongeBob! Sono SpongeBob! Sono SpongeBob! Vado a riposare! Davvero? Ma vai a riposare! Sì, certo, perché sono molto stanco! Non fa ridere! Non fa ridere! Cosa ridi? Sono arrabbiato! Ora romperò tutto qui dentro! Così potremo uscire da qui! È brutto, brutto pesce! Ti odio! Ti odio! Forse questa è la via di uscita! Stas, dai, calmati per favore! Sì, come vuoi tu, Dimo! Guardate cosa ho trovato, amici! Che cos'è questa roba? Stas, penso che tu abbia trovato
ricetta segreta è l'hamburger di Krusty Krab! In che senso, Timon? Quale ricetta segreta? Qui ci viene mostrato come preparare correttamente un hamburger di Krusty Krab! Abbiamo bisogno del pane, foglie di lattuga, sottaceti, carne, formaggio e di nuovo pane! E la cosa più importante è il ketchup! Quindi se troviamo tutti gli ingredienti potremo fare un hamburger Krusty Krab! Ci sta, se ora di mettere sotto sopra questo posto! Forza, andiamo, cominciamo! Questa è una cosa inutile! E anche questa è inutile! Lo rompo, Timon! Oh, Timon! Guarda cosa ho trovato qui! Ho trovato del pane, Timon! Guarda, Timon, vieni qui! Vediamo! Ci sta dentro, amici, o no? Dai, spingilo qua! Dai! Così! Dai, spingilo! Ci sta, ragazzi! Aspetta, se l'hai trovato qui, anche là deve esserci qualcosa! Ok, vai, Timon, prendilo! Vediamo il fondo dell'hamburger! Bene, mettiamolo dentro e vediamo se dai, ci sta! Dai, lo metto! Proviamo a metterlo dentro così! Ma inseriscilo! Proviamo! Sì, ci sta! Sì. Bene, dobbiamo trovare il resto, andiamo a dare un'occhiata laggiù! Cerca, io guardo qui! Qui non c'è! Ehi, SpongeBob, non capisci niente! Mi dispiace, ma devo farlo! Sai che ti voglio bene, SpongeBob, ma devo farlo, ok? Scusami! Ho trovato il formaggio! Ecco, metti il formaggio qui dentro, su! Ci sta! Sì, allora! Ora penso che dovremmo andare nella prossima stanza, nell'altra casa! Sì, vediamo la nostra mappa! Tieni questo! Guarda, siamo qui! Dobbiamo andare a casa di Squid! Sì, cosa stiamo aspettando? Andiamo! Andiamo! Dobbiamo entrare nella casa di Squid! Forza, andiamo. Lo apro! Stas, la casa ha un lucchetto ed è chiuso! E cosa facciamo adesso? Cosa facciamo, amico? Penseremo a qualcosa, fratello, ok? Sì! Cavoli! Ehi, amici, che vi succede? È una lunga storia! Patrick, lascia perdere, tanto non capiresti, vai via! Va bene, amici, volevo solo darvi la chiave della cassa di Squid, perché lui l'ha persa e io l'ho trovata! La chiave della casa di Squid? Dalla noia, daremo noi stessi quando la vedremo, dai! Oh, davvero? Allora prendila tu, ma non darla a nessun altro! Grazie mille, non preoccuparti, ora la daremo a nessun altro, va bene? Sì, sono Squid, sì, grazie, è vero! Ok, e io vado a casa da SpongeBob! No, Patrick, non andare a casa di SpongeBob, non è bello lì, non ne vale la pena, vai dall'altra parte, fai una passeggiata! Ok, allora andrò a catturare qualche medusa! Sì, buona idea, è meglio che tu vada a prendere qualche medusa! Arrivederci, ragazzi! Sì, arrivederci, Patrick, buona giornata! Stas, cosa stai facendo là? Apro la serratura, lo vedi? Non va bene, Patrick, ci ha detto di non aprirla! Sì, allora come facciamo a entrare? Sei normale? Ok, sì, dobbiamo salvare la ricetta segreta, andiamo! Wow, l'ho aperta, Timon! Forza, andiamo! Forza! Oppa! Amici, vi piace la casa di Squid? È molto noiosa, molto brutta, c'è un odore strano qui dentro! Beh, Squid vive qui, vado a sdraiarmi! Oh, finalmente potrò riposare, amici! Timon, vai a cercare un po' anche tu! Sì, vado a cercare! Oh, guardate, amici, il piffero di Squid! Provo a suonarlo! Fermati, Timon! Fermati! Basta, ho detto! Adesso lo rompo! Non mi interessa! Ok, allora non andare a dormire, è meglio che mi aiuti a cercare qua! Ok, guardo qui! Cosa c'è lì dentro? Amici, guardate la foto qui, tutta la compagnia! Squid è infelice come sempre, ok? Aspettate un attimo, amici! Forse sul retro della foto c'è un altro ingrediente, come nella casa di SpongeBob! Vediamo! Qui non c'è niente, amici, che peccato, ma ci ho provato almeno! Ragazzi, volete vedere cosa c'è nel forziere segreto di Squid? Mi piacerebbe molto! E allora, amici, apriamolo! Guardate! Amici, Squid sta giocando con i giocattoli come un bambino! C'è anche un bel cappello qui, amici! Adesso me lo metto, è un po' messicano! Guardate, sono bello, Timon! Terribile, Stas! Smetti di giocare a cerca! Non mi interessa affatto quello che dice Timon! Mi piaccio molto, sono molto bello! Allora, vediamo! Pantaloncini! Pigiama! Macchina! Amici miei, guardate cosa ho trovato! Guardate!
guardate cosa c'è! Ci ha disegnato qualcosa qui, guarda! Un momento! Diamo un'occhiata! Oh! Cos'è questo? Oh! Oh! Ho trovato un cetriolo, guarda! Oh! Oh! Cetriolo, eh! Aspetta un attimo! Mettiamolo qui, sì, amici! Sì. Forza! Forza! E cosa hai trovato tu, Stas? Ho trovato questo indovinello, amici! Ma non riesco a capire cosa sia! Guarda, Dimon! Dammelo, Stas! Questo ci dice che ci sono 3 acquari in questa stanza e in ogni acquario potrebbe esserci l'ingrediente che stiamo cercando! Esatto, Dimon! Cosa dobbiamo fare? Cerchiamo questi acquari? Non ne ho idea! Guardate tutto! Oh, Dimon! L'ho trovato! È qui sotto! Oh, tiralo fuori! Dai, Dimon! Oh, uno! Questo è il secondo? È così pesante! Oh. Stas, credo che dovremmo mettere le mani dentro per vedere cosa c'è qui dentro! Va bene, Dimon, ma cosa c'è qui dentro? Sembra così disgustoso! Cos'è? Uno slime? No, Stas, per come la vedo io, sembra una medusa, ma forse è meglio che sia uno slime, meglio! Oh, amico, che schifo, amici, che schifo! Va bene, Dimon, dobbiamo controllare cosa c'è lì dentro! Non c'è niente! Non c'è niente! Non c'è niente qua! Fammi dare un'occhiata qui! Niente! Niente neanche qui! È vuoto, non c'è niente! Allora, amici, ci deve essere qualcosa qui! Ma chi lo prenderà? Stas, dici sempre che sei coraggioso e forte, sì? Sì, certo, è così, Allora dimostramelo e metti la mano là dentro! Cosa stai dicendo, Dimon? È molto pericoloso! Da un lato ho paura, ma dall'altro sono Stas Papà! E sono molto coraggioso! Ma dall'altro lato è molto disgustoso, ma se i nostri spettatori si iscrivono, lo farò! Mi sosterranno così! Iscrivetevi tutti! Tutti spettatori che ci guardate, iscrivetevi ora! E vi riempiremo di video fantastici! Andiamo! Andiamo! Amici, attaccato! Ho trovato qualcosa! Amici, che cos'è? Apro! Dai, dai! Lascia, lascia, lascia! Lascia! Apro dall'alto! Così? Bene? Ecco! Sì, aspetta! Fammi dare un'occhiata qui! Mettilo qui. Dentro, mettilo dentro! Dovrebbe esserci la carne qui! Andiamo, vediamo! Sì! Così! Ci entra! Amici, credo che dovremmo andare avanti! Mostrami la mappa, Dimon! Sì, tieni! Allora, qui la mappa mostra che ora dalla casa di Squid dobbiamo andare da Krusty Krab! Allora, quali ingredienti ci sono rimasti, ti ricordi? Allora, Stas, vediamo! Ci sono rimasti, secondo me, allora, la lattuga e il ketchup! Quindi solo 2 ingredienti, solo 2! Forza, andiamo, presto, andiamo. Forza! Stas, ora andiamo al ristorante Krusty Krab! Sì, Dimon, e laggiù vedi cos'è? Credo sia solo una lumaca! Mi sembra di no, vado a dare un'occhiata! Cosa c'è da vedere? Guarda, qui ci sono dei buchi! Stas, non dire sciocchezze, andiamo! Dai, Dimon, vediamo cosa c'è! Cosa? Non c'è niente lì, Dimon! Era un prank, fratello! Sei pazzo! Oh, Dimon, c'è qualcosa lì, cosa? Adesso che lo cosa? Prendo! Fogli di lattuga, amici! Un altro ingrediente! Dai, Stas, metti dentro la lattuga, vediamo se ci sta! Bene, così... Dentro! Sì, ci sta! Adesso c'è rimasto solo il ketchup! Sì, Dimon, solo il ketchup! Stas, una medusa! Dimon, ci siamo salvati? Ci è rimasta fuori la medusa! Oh, per fortuna! Ora sembra che siamo nel ristorante del signor Krab! Ora dobbiamo trovare l'ultimo ingrediente per vincere questo gioco! Sì, il ketchup! Amici, sogno di provare l'hamburger di Krusty Krab! E ora che siamo qui da Krusty Krab voglio provarlo ancora di più! Ma andiamo a sederci un po', facciamo una pausa, Dimon! Sì, che bella cucina! Ah, sì! Stas, guarda, c'è un menù appeso qui! Siamo stati fortunati! Possiamo ordinare un hamburger di Krusty Krab! Non possiamo ordinarlo! Dobbiamo salvare la ricetta, così non verrà rubato da Plankton! Oh, sì, hai ragione! Mi sono completamente dimenticato! Però sono stanco! Riposiamoci almeno un minuto! Ehi, che cosa è successo qua? Perché si sono rotti? Fa davvero male!
Non possiamo riposare, dobbiamo cercare in fretta per salvare la ricetta, hai capito? Sono d'accordo! E qua? Ecco! Ehi, Timone, un salvagente, mettilo! È tutto inutile! E anche questo! Oh, forza! Ciao, arrivederci! Timon, mi sembra che abbiamo cercato più o meno dappertutto, dove può essere? Stas, guarda, non l'abbiamo guardato lì, andiamo a dare un'occhiata! Signor Crab? Amici, questo è il signor Crab, è proprietario del ristorante e forse lui sa dove si trova la ricetta segreta! Certo, sì, Timon, lui lo sa, dai! È una cassaforte! Sì, potrebbe esserci la ricetta segreta dentro e tu sai il codice! Quale codice, Timon? Prendi questo, Timon, prendi! Stas, papà! Timon, mi si è incastrata la mano! Stas, cosa è successo, Stas? Adesso lo tiro fuori, Plankton scrive che è il game over! Abbiamo perso? Vuol dire che ci ha battuto e ha preso la ricetta segreta e noi abbiamo perso! Non abbiamo perso, amici! Non abbiamo perso! Plankton, forza, ciao! Timon, guarda! Ketchup, ketchup! Aveva il ketchup dentro! Forza, ciao, perdente! Via questo! Mettilo, mettilo dentro, dai, mettilo dentro! Tutto dentro, dai, 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 dai! Veloce, veloce, veloce! Adesso scuotiamolo! Dai, Timon, scuoti la ricetta segreta! Funzionerà e avremo l'hamburger di Krusty Krab! Penso che sia tutto pronto! Forza, fratello, forza! Cosa hanno ordinato quei pazzi? Forza, forza, mettila qui! Chi c'è là? Arrivo! Arrivo, arrivo! Ho dimenticato di lavarmi le mani, ma non importa! Il suo ordine! Forza, fratello, forza, forza! Non ho ordinato nulla! E Gel Show si trova qui? Oh, Gel Show? Sì, Gel Show è qui! Allora è tutto giusto! Forza, fratello, portalo dentro! Forza! Amici, non so cosa stia succedendo, io non ho ordinato nulla! Forse loro? Stas, Dimon, scendete velocemente al piano di sotto! Forza! Mettilo qui! Basta, fratello, abbiamo venito per oggi! Forza, andiamo! Sono così stanco, andiamo a prendere un caffè! Cosa, Raffario? Che cosa è successo? E chi sono queste persone? E cos'è quella scatola? Lo so, ragazzi! Cosa sai, Stas? Andiamo, ora vedrete tutto! Seguitemi! Cosa c'è? Non è bello? Che cos'è? Un frigorifero, Stas? Un frigorifero? No! E cos'è, Stas? Diccelo! Apriamolo e vediamo cosa c'è dentro! Dai, aprilo! Dai, dai! Apriamolo in fretta! Opa! E che cos'è? Questa è la prima Barbie robot che ora viene venduta in tutto il mondo! Oh, Stas, dimmi, dove l'hai comprata? Dove l'hai trovata? Dimmelo! E quanto l'hai pagata, Stas? Non mi è costata nulla, Raffario! Ho solo preso la tua carta e ho pagato! Beh, alla fine l'hai pagata tu e ti è costata 20.000 euro! La mia, 20.000! Raffario, stai bene? Lascialo stare, Timon, si riprenderà. Meglio forza, trovare forza. Il telecomando. Ma potrebbe essere il telecomando, amico? Proprio qui, Timon, eccolo. Wow, apriamola. Guardate, amici. L'accendo. Stas, cosa stai aspettando? Ecco, pronti? Opa. Ciao Barbie, ciao Ken. Ho pagato 20.000 dollari per questo. Stas, sei sicuro? Stai sbagliando! Dammi il telecomando, dai! Non lo so, Timon, prendi, dai un'occhiata! Se premo qui... Che succede? Le impostazioni automatiche sono attive! Cosa ha detto? Non capisco cosa... Non sono... Ciao, Ken, sei molto bello! Oh, sono Ken e sono bello! Grazie mille, Barbie! Sì, Stas, ho cambiato le impostazioni in modo che possa essere come un essere umano. Così può pensare e agire come noi! Forza, alzati, Raffario! Cosa mi sono perso, ragazzi? Ciao, Ken, sei molto bello! Io sono molto bello e io sono Ken? Sì, hai detto bene, Barbie Robot! Cosa puoi fare? Dimmi! Puoi immaginare che io sappia fare tutto! Tutto? Fammi una pizza, sto morendo di fame! Raffaele, lascia stare la pizza, falle fare qualcosa che interessa a tutti! Sì, sono d'accordo, così ci divertiamo tutti! Vi trasformerò tutti in Ken, mettetevi in fila! Va bene, forza! Va bene, fantastico!
Non vedo l'ora di essere il Ken più carino! Prima vi cambio i vestiti! Come vai, ragazzi? Che bei vestiti! Oh, sono così bello! Raffario, guarda i capelli! Sono cresciuti i capelli! Mi sono cresciuti i capelli, amici! Barbie, come hai fatto? Come hai fatto a cambiarci i vestiti? Con la mia immaginazione, guardate, è così facile! Ragazzi. Ragazzi, è fantastico! Barbie, spiegaci in modo scientifico! Come ci sei riuscita? Diccelo, per favore! Facile! Secondo una ricerca scientifica... Ma non farlo, non ci interessa! Andiamo, mi cambierai la conciatura! Sì, beh, ero interessato, ma va bene così. Come mi piacciono i miei capelli! Seguimi! Sì, andiamo, andiamo, forza! Ottimo! Penso che tu sia pronto! Ragazzi, vi piace il mio nuovo taglio? Sì, è fantastico! E i tuoi capelli sono fantastici! Affaro, che tipo di acconciatura vuoi? No, sto bene così, grazie, mi piacciono molto i miei capelli! Bene, bene, andiamo a giocare a calcio! Quale calcio? Nel mondo di Barbie non si gioca a calcio! Ma cosa giocano nel mondo di Barbie? Andiamo dentro e ti faccio vedere! Andiamo! E a cosa giocheremo? Non ne ho idea! Giocheremo alle bambole! Cosa bambole? Noi ragazzi! Ehi, ho pagato $20,000 per giocare alle bambole! Ragazzi, ascoltatemi! Forse faremo tutto quello che dice Barbie il robot e alla fine saremo felici come lei? Non vi pare? Dimone, hai ragione! Ecco le vostre bambole! Perfetto! Questa la prendo io! Beh, io Ken, amici! Ciao Barbie! Non si possono picchiare le bambole! Ciao Barbie, sarò sincero. Cosa stiamo facendo? Non riesco a capire. Ho fame, voglio mangiare. Perché devo giocare con le bambole? Hai ragione, Raffaele, dobbiamo mangiare, ragazzi! Andiamo! Bene, vieni, ti preparo qualcosa da mangiare. Dai, finalmente! Sì, il cibo mi rende felice! Sì, amici, ma sapete cos'altro ci rende felici? La vostra iscrizione! Chiunque guardi il video senza iscriversi, clicchi sul pulsante rosso, iscriviti, così vedrete tutti i nostri video e allora saremo felici! Dov'è il nostro cibo? Spiega! Non ne ho idea! Questo è il vostro cibo! Spiegaci come si mangia, è tutto di plastica! È molto facile! Guardate, è delizioso! Non credo che Barbie Robot sia impazzita! No, Stas, ascoltami! Nel mondo di Barbie è così che si mangia! Quindi se seguiamo il suo esempio saremo felici anche noi! Fidati di me! Ok, proviamo! Sì, forza ragazzi, forza! Io berrò molto bene! Sì! No. Molto buona! Abbiamo mangiato, Barbie! Abbiamo mangiato! Sì! Bene, ora andiamo in piscina! Sì, ragazzi, finalmente ecco qualcosa andiamo, di buono! Andiamo, ragazzi! Ok, vi sto aspettando, è molto rinfrescante! Barbie, io non capisco perché dobbiamo nuotare in una piscina giocattolo vuota, abbiamo una piscina vera! Perché nel mondo di Barbie non c'è acqua, è molto pericoloso per me! È così noiosa! Ragazzi, cerchiamo di fare quello che ci dice di fare! Va bene, proviamo! Quanto è bello, ragazzi, sì! Sì, che bell'acqua! Sì, ragazzi, è molto fresca! Sei pazza, stiamo già bruciando con questo caldo! Molto, non ce la faccio più! I vestiti sono orribili, la parrucca è orribile e anche tu sei terribile, Barbie! Sono d'accordo, sei un inutile pezzo di ferro, non avrei dovuto comprarti! Ragazzi, calmatevi, andrà tutto bene! Funzione di autodifesa attivata! Perché mi guardi? Stas, andiamo dentro, vai! Vai, via! Dimone, andiamo, forza! Un nemico distrutto! Dimone, veloce, corri dentro! Corri! Perché l'ha fatto? Perché Stas l'hai minacciata e l'hai chiamata per nome, così ha iniziato a difendersi! E questo cosa significa? Cosa facciamo adesso? Dobbiamo provare a chiuderla in qualche modo! Basta prendere il telecomando, premere il pulsante, si spegnerà! Non lo so, Stas, non ne ho idea, sarò sincero! Dovremmo provare! Ok, provaci buona fortuna a te, io penserò a qualcos'altro! Ragazzi, ho trovato il telecomando, ora vado a spegnerla! Sono stufo di questo robot! Barbie, ho trovato il telecomando e ti spegnerò! Perché? Perché non si spegne? Perché non si spegne? Perché non funziona? Cosa c'è che non va? Oh mio Dio! Cosa sta succedendo?
Il secondo nemico è stato distrutto. Amici, Barbie l'ha fatto fuori Stas. Il telecomando non ha funzionato. Dovrei inventarmi qualcosa. Ok, Barbie, ha detto che l'acqua è pericolosa per lei, quindi se cade in piscina si romperà. È un robot e questo ha senso. Ma se mi supera mi distruggerà. Solo se le dico che sono suo amico e che voglio fare amicizia con lei e che non sono il suo nemico. Sì, ottima idea, amici. Ehi, Barbie! Ciao, Ken! Oh, ha funzionato, amici! Barbie, vuoi giocare a pallavolo? Siamo buoni amici io e te, no? Sì, buona idea! Andiamo! Dai, dai, prendi la palla! Guarda, ecco! Fantastico! Mi piace il pallavolo! Sei un buon amico, non come gli altri! Sì, sono d'accordo, siamo buoni amici. Dai, prendi la palla. È volata via, mi dispiace. Non preoccuparti, la prendo io. Zona di pericolo, è vietato avvicinarsi. Che peccato. Forza robot, forza, forza. Sì, ce l'ho fatta! Stas, mi senti? Mi senti? Forza, 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 alzati, andiamo, andiamo, andiamo veloci! Forza, forza! Raffario, alzati, alzati, forza, forza! Barbie, storia, ti ho salvato, l'ho distrutta! Grazie, allora andiamo a casa a riposare, d'accordo? Sì, andiamo a casa! Andiamo, andiamo!